Oh, è passato un po' di tempo dal mio ultimo video in cucina e oggi ci torniamo, non per parlare di questo frigo che vedete qui dietro, a proposito, ci ho già fatto un video a riguardo, quindi magari guardatelo e ve lo linko, ma per fare qualcosa in cucina, anche se non esattamente cucinare, visto che faremo una cosa un po' particolare, secondo me è una cosa che non avete visto tanto spesso ed è molto molto golosa. Quindi vediamo di iniziare. Questo è il pacco, vediamo subito cosa nasconde al suo interno, iniziamo a vedere la marca, ma come vedete è qualcosa di molto diverso da quello di cui di solito parliamo, perché è vero, sono pur sempre dei baci per Perugina, ma come vedete semifreddo e soprattutto un chilo, anche se sono due porzioni da 500 grammi, che direi che è un bene, perché insomma un chilo intero mangiarselo non è facile, magari invece due da 500 sì. Vediamo un attimino cosa contiene la confezione e poi lo prepariamo insieme. Ok, aperta la confezione, vediamo cosa c'è dentro. In realtà non c'è molto, perché abbiamo appunto due pacconi da 500 grammi con dentro il preparato, a cui andrà aggiunto poi del latte e della panna fresca, e tutto verrà mischiato, mescolato e messo in freezer. Diciamo che infatti le istruzioni sono banali, tre passaggi. Il primo dice appunto di mescolare una sacca di questo preparato con il latte e la panna nelle giuste dosi, e poi andrebbero messi negli stampi, e gli stampi in 40 minuti in freezer. Gli stampi sono venuti a parte, non sono nella scatola, non ce l'ho, però ovviamente basta metterlo in un contenitore che volete. Ovviamente verrà fuori questa parte qua con un po' di noccioline dentro, mentre la ricopertura eventualmente di glass, insomma di cioccolato sopra, va fatta a parte e non è incluso, diciamo, all'interno della scatola. Comunque iniziamo, prendiamo solo una busta delle due e vediamo come prepararla. Ok, ho aperto la busta, vediamo un attimino dentro appunto questo preparato. Vedete che è della polvere di cacao con dei pezzi di nocciola. Devo dire che all'odore assomiglia più al nocciolato, alle uova di Pasqua appunto fatte col nocciolato, piuttosto che al sapore del bacio perugina, ma poi magari in preparazione cambierà. Allora, le istruzioni sono molto banali, come dicevamo, metto il preparato, in questo caso appunto una busta, quindi 500 grammi, all'interno della macchina che volete utilizzare per mescolare il tutto. Ovviamente loro dicono di usare una planetaria, e poi aggiungiamo, da ricetta ci sarebbero 600 grammi di panna. Io ne metto meno proprio perché ho dovuto adattare le dosi a quella che è la metà della ricetta intera. La ricetta intera prevede anche 1,4 litri di latte. Noi ne versiamo invece la quantità riferita a quanto servirà a noi. E poi appunto dice di far andare a 5 minuti alla velocità massima. Questo è il tipo di macchina che non è esattamente una planetaria, e quindi non serve andare alla velocità massima, perché veramente si rischia solo danni. Ho abbassato un po', comunque lui adesso inizierà a mescolare e aspettiamo 5 minuti. E stoppiamo. Ed ecco il nostro composto. Ha una certa consistenza, non è liquido perché è sintomo che la panna e il latte non legato sono un po' montati, e quindi è la consistenza giusta per poi poter essere riposto in freezer e farlo diventare per l'appunto un semifreddo. Non ci rimane che prendere il nostro contenitore, che andrà appunto 40 minuti in freezer. Voilà! E facciamo scattare il timer. Vediamo che la consistenza è quella di una mousse, no? Possiamo accompagnarla con dei biscottini, possiamo mangiarla semplicemente così. A livello di sapore, non mi ricorda molto il sapore del bacio, ad essere onesto. La cosa particolare, secondo me molto interessante, è che il preparato, essendo sostanzialmente cacao, zucchero e la granella di nocciole, senza glutine, e si può fare come ho fatto io, prepararla con della panna senza lattosio, del latte senza lattosio, diventa anche un dolce al cucchiaio per gli intolleranti, per molte persone. Per un chilo, quindi due buste da 500, si spende circa 23-25 euro, quindi non è molto economico, ma come dicevamo sono 70 porzioni a busta, quindi 140 porzioni da 43 grammi l'una, quello che è consigliato. Quindi sta bene anche in una stagione estiva, ma sta bene secondo me anche tutto l'anno, proprio perché i semifreddi, non essendo così freddi, possono starci bene anche d'inverno, d'autunno, insomma, ribadisco, se accompagnati magari sopra un pan di spagna o dei biscottini. Visto che la prima realizzazione non mi aveva soddisfatto del tutto, anche perché non avevo seguito bene le dosi, ho provato a rifarlo diversi mesi dopo. Sono stato molto attento con le dosi, la velocità della foglia è rimasta costante. Vediamo come è venuto a livello di consistenza, poi lo mettiamo in freezer e vediamo se cambierà. La consistenza mi sembra simile. Come possiamo vedere, il composto è più chiaro, sembra anche un po' più spumoso. Adesso l'ho messo in un contenitore che favorirà il consolidamento
migliora rispetto all'altra volta che era un unico contenitore grosso, invece adesso abbiamo 5 piccoli contenitori, quindi dovrebbe aiutare ulteriormente a rassodare il composto e vediamo come finisce dopo 40 minuti di freezer. Alla fine il composto è stato in freezer per più ore, non 40 minuti. Devo dire che ho fatto bene perché il colore sia più fedele all'originale, soprattutto la consistenza è quella di un semifreddo. Quindi, ricapitolando, chi vuole un risultato ottimale deve sicuramente seguire gli ingredienti alla lettera, ma quello vale praticamente per tutti i dolci, ma soprattutto va data un tempo di raffreddamento, secondo me, superiore a quello indicato sulla scatola, e anche per magari poi appunto ricoprirlo con una ganache o quello che volete. Mentre se volete comunque un semifreddo, una mousse di un buon sapore, potete tranquillamente fare come ho fatto all'inizio della ricetta.